romanzo davvero curiosissimo. Andiamo invece a pagina 42. Nella chiesa di questa rosa, un insetto nero e un monaco. Beh, una frase già interessante. Dice poi, com'è possibile, qui inizia la parte diciamo anche saggistica volendo, com'è possibile oggi il romanzo visto che ci è negato il tragico? Anzi, la parte metaletteraria, cioè saggistica sulla letteratura, com'è possibile persino il pensiero del romanzo, visto che manca il sublime, visto che esiste soltanto il quotidiano con tutta la sua apparente prevedibilità, ancora peggio, con l'insopportabile mistero di devastanti casualità, il quotidiano nella sua mediocrità, solo qui traspare il tragico e il sublime, nella mediocrità del quotidiano. E quindi, sì, il quotidiano, quello in cui vorremmo picchiare qualcuno, questo lo sto aggiungendo io, e invece sorridiamo come una paresi. Tutta una serie di commenti, petali dei fiori di per sé non contribuiscono in alcun modo alla riproduzione, ma servono solo da baldacchino nuziale che il supremo creatore ha realizzato magnificamente. Quindi parla di Epicuro, parla di Lucrezio, dell'influsso dell'umidità e della luce solare, della Gorgone. Va bene. Quindi, poi c'è la storia naturale dei gabinetti, perché dice che viveva con una donna, con una che passava tutto il suo tempo al cesso. Quindi, e questo è il capitolo 00. Pagina 28, perché non vanno molto in ordine i numeri dei capitoli. Come avrete capito, è un romanzo veramente particolare. La nota del redattore ovviamente fa parte del romanzo e è stata scritta dal romanziere, fa parte del libro, insomma, non è scritta da un prefatore, quindi già la struttura in sé, un po' come dicevo quando parlai di Verkhoquin nel Plankton di Boris Vian, di cui ho scritto la pagina di Wikipedia, è una struttura veramente particolare, un libro infatti che anche in quel caso era particolare, non si trova, eccetera, eccetera, ma questo ora non è importante. Uomo alle prese con la fine del suo matrimonio, quindi una, diciamo, una storia di questo romanzo c'è, poi ovviamente che tutte le la storia della storia si dipani in altre mille storie, diventa una miriade di trame, riflessioni e digressioni, ed è questo appunto l'insolito di questo romanzo che gusteremo ancora un po', perché mi interessa anche farvi capire che è un romanzo veramente diverso all'Antonio Moresco, alla Carmelo Bene. Dice un altro capitolo, è un collezionista di storie, ma lui stesso non ne ha una, quindi questa depersonalizzazione. La rete serve per pescare il pesce, quando il pesce è pescato, la rete deve essere dimenticata. Questa addirittura è una citazione dallo Zhuangzi, un famoso e altrettanto bello e fantasioso e fantastico testo sapienziale cinese. Poi c'è una storia naturale delle mosche, si parla anche di etimologie e o anche di, insomma, barzellette e invenzioni letterarie assolutamente astruse alla Rodolfo Wilcock, per esempio, che non hanno nessuna valenza, diciamo, saggistica.